E una finestra aperta la notte perché è caldo, l'amore mi possa entrare. La sono ricordata tutta quanta? Fabio! Vabbè, allora sì, sì. Tanto vabbè, dicono che ho fatto di fortuna, però. Cioè io vado e. Ma sei preparato? Laura, non trovo i miei occhiali. Mi hai visto i miei occhiali? Ieri li ho visti in cucina. Come ieri? Sono un affare usati per leggere, sì, Laura. Sì, può darsi, ma ieri gli occhiali erano in cucina. Non dire che c'è, cosa me ne importa se ieri gli occhiali erano in cucina? Te lo dico perché qualche volta li hai lasciati in cucina. Qualche volta? Se per questo li ho lasciati parecchie volte, a me interessa sapere dove sono ora. Dove sono ora? Non lo so nemmeno io. Da qualche parte saranno, senz'altro. Da qualche parte saranno, senz'altro, certo che sono da qualche parte, ma dov'è? Dov'è da qualche parte? Dov'è? Da qualche parte non lo so neanche io. Allora saranno sicuramente da un'altra parte. Da un'altra parte? Da un'altra parte è da qualche parte, Laura. Smettila di dire sciocchezze. Da qualche parte non può significare contemporaneamente da qualche parte e da un'altra parte. Il santo giorno è un continuo cercare questi maledetti occhiali. La prossima volta ricordati dove li metti. Così lo sai bene, lo sai dove sono. Laura, così parla soltanto che non sa cosa vuol dire aver bisogno degli occhiali. Anche se mi ricordassi dove li ho messi, non mi servirebbe a niente, perché non posso vedere dove sono, dato che io senza occhiali non ci vedo. L'unica cosa. Allora hai bisogno di un altro paio di occhiali, così ti servi di uno per cercare l'altro. Sì, figurati cosa mi costerebbe. Io gli occhiali li perderò 1000 volte l'anno. E se ogni volta avessi bisogno di un altro paio di occhiali per cercarli, come minimo vengono 40 euro, spendere 40.000 euro di occhiali all'anno? Sei scemo! Non hai bisogno di 1000 paia di occhiali all'anno! No. Però due paia senz'altro, uno per vedere da vicino e uno per vedere da lontano. No, preferisco non provarci nemmeno. Metti caso che abbia perso gli occhiali per vedere da lontano e abbia sul naso quelli per vedere da vicino. Ma se gli occhiali per vedere da lontano sono lontani, io con quelli per vedere da vicino non riesco a vedere dove sono gli occhiali per vedere da lontano che sono lontani. Allora, devi avere sempre con te gli occhiali per vedere da vicino e avvicinarti al posto dove sono gli occhiali per vedere da lontano, così con gli occhiali per vedere da vicino trovi gli occhiali per vedere da lontano. Ma il posto dove sono gli occhiali per vedere da lontano, io mica lo so. Il posto è sempre lì dove li hai lasciati. Ma proprio di questo si tratta, è il posto che non ricordo più. Non è solo nell'astuccio. Forse hai ragione, saranno senz'altro nell'astuccio. Laura, mi dai l'astuccio? No, dov'è l'astuccio? Dov'è? L'astuccio è lì dove c'è dentro l'occhiale. Gli occhiali non sono sempre nell'astuccio. Sì, l'occhiale è sempre nell'astuccio a meno che non l'abbia addosso. Che cosa l'astuccio? No, l'occhiale! Sveglia! Un punto nero. Punto nero? No! Guardati là sopra. Lassù io non ci vedo mica. Non guardarmi quasi con le mani! Toc! Ti sei tirato su, sulla fronte! Sono proprio i miei occhiali. Però... Ciao! Cosa? Non c'è l'astuccio, Laura, hai mica visto il mio astuccio? No, veramente, non scherziamo, Laura, è fondamentale. Laura Bagliara.